Benvenuti amici modellisti, con questa serie di videocorsi cercherò di illustrarvi le principali tecniche da usare nella costruzione di un modello navale. La scatola di montaggio che userò durante queste lezioni è il Ranger della Corel, ma voi potrete usare qualsiasi modello che abbia lo stesso livello di difficoltà per mettere in pratica le cose che state per vedere. Prima di esaminare il contenuto del kit, diamo uno sguardo agli attrezzi indispensabili per questo hobby. In primo luogo avremo bisogno di un tagliabalsa con diverse lame di ricambio e di un seghetto ad arco da traforo, quindi della colla vinilica a presa rapida, un martellino, della carta vetrata a grana fine, media e grossa, delle limette e dei raspini per legno e una pinzetta. Oltre a quanto abbiamo appena visto, può tornarci utile del nastro adesivo per mascherature, una pianta chiodi e un trapanino, sia esso manuale o elettrico, con punte di vario diametro. Esaminiamo ora il contenuto della scatola. In ogni kit di montaggio troveremo sempre gli accessori della nave, la falsa chiglia, il falso ponte, molti listelli, le ordinate, nel caso del Ranger abbiamo anche la tela per confezionare le vele e poi il refe per le manovre. All'interno della scatola sono riposte le istruzioni per il montaggio e i piani da utilizzare nella costruzione. Per acquisire familiarità con le diverse essenze del legno che useremo, è opportuno fare una rapida panoramica degli stelli. Oltre ai tondini, riconoscibili per la loro forma cilindrica, abbiamo gli stelli in noce, dal caratteristico colore marrone, gli stelli in tiglio, dal colore chiaro, quasi bianco, gli stelli di tanganica, dal colore paglierino. Adesso siamo pronti per iniziare. La prima cosa da fare è incollare il listello sotto la chiglia. Per evitare che la colla si attacchi al tavolo, stendiamo un po' di nastro adesivo da togliere successivamente. Stendiamo un po' di colla e quindi incolliamo il listello in noce sotto la chiglia. Per rimuovere la colla in eccesso possiamo usare un panno leggermente imbevuto d'acqua. Una volta asciugato il tutto, possiamo procedere tracciando la battura, utilizzando questa parte dei piani come guida. Dopo aver fatto una fotocopia della parte che ci interessa, tracciamo una linea che tocca le punte inferiori delle ordinate 5 e 6. Ora possiamo ritagliare lungo la linea fino all'ordinata 5, continuando poi lungo il disegno riportato dai piani. Appoggiamo la sagoma alla chiglia e ricalcandola riportiamo la battura sul compensato. La battura è una scanalatura che corre dalla ruota di prua al dritto di poppa e veniva usata per incastrare le estremità dei corsi di fasciame. Quindi quel che dobbiamo realizzare è un'incisione sulla chiglia che abbia larghezza e profondità di circa un millimetro, in modo da creare un gradino che sia un valido supporto per i listelli che useremo per il primo fasciame. Come potete vedere, dobbiamo scavare un vero e proprio solco nella chiglia. Per controllare le dimensioni di questa scanalatura possiamo usare un listello di un millimetro di spessore. Facendo scorrere il listello nella battura possiamo individuare i punti che devono essere allargati e raffinarli. Nella parte posteriore della chiglia i listelli devono scorrere liberamente e terminare a filo col dritto di poppa. Quello che dobbiamo fare adesso quindi è modificare la chiglia finché la parte di poppa non diventi come un piano inclinato. Iniziamo inserendo le ordinate dalla 7 alla 11 nelle rispettive aperture. Accertiamoci che tutte le ordinate siano perpendicolari alla chiglia e che non siano sbilanciate su di un lato. Ora possiamo segnare sulla chiglia i punti dove arrivano le estremità inferiori delle ordinate. Tracciando una linea che congiunge tutti i punti, otterremo un'indicazione della parte da grattare con la carta vetra. La parte finale di questa linea deve essere parallela al dritto di poppa e deve trovarsi a 3 mm dal bordo della chiglia. Avendo segnato la zona da grattare su entrambi i lati, possiamo avvolgere un po' di carta vetra intorno a un blocchetto di legno spianato.
Iniziamo a grattare e continuiamo finché non abbiamo realizzato questo piano inclinato che parte dalla linea disegnata ed è profondo quasi un millimetro a livello della parte posteriore della chiglia. Man mano che procediamo, possiamo usare un listello spesso un millimetro per verificare la bontà del lavoro. Ora siamo pronti per completare l'ossatura della nave inserendo le ordinate. Prima di incollare è necessario verificare che ogni ordinata sia perpendicolare e simmetrica rispetto alla chiglia e che abbia il bordo superiore allineato con il ponte. Se dovesse essere necessario, ritoccheremo le ordinate usando una limetta o un raspino per legno finché la posizione non risulterà corretta. Dopo aver controllato tutte le ordinate, possiamo toglierle dalla chiglia e incollarle una per volta, facendo attenzione alla posizione definitiva. Come potete osservare, le ordinate sono fatte a spiovente, in modo da simulare il bolzone, cioè la curvatura delle travi che sostengono il ponte di un veliero, i cosiddetti bagli. Dividendo il ponte di coperta a metà, sarà più facile incollare i pezzi rispettando questa curvatura. Prendiamo quindi una fotocopia dei piani della coperta e riportiamoci qualche riferimento sul falso ponte, dopodiché disegniamo la mezzeria e quindi tagliamo il compensato. Prendiamo una di queste due parti e fissiamola temporaneamente allo scafo usando del nastro adesivo. Dato che lo scafo presenta un'altra incurvatura nel senso della lunghezza, la cosiddetta insellatura, possiamo usare la stessa tecnica e tagliare ogni metà all'altezza dell'ordinata 5. Quindi incolliamo un pezzo per volta, allineandolo con l'altra metà e usando ad esempio del nastro adesivo per tenerlo in posizione. Come vedete, il ponte resta fermo senza eccessive forzature e mantiene comunque la curvatura desiderata. Il risultato finale è un falso ponte che segue perfettamente sia l'insellatura che il bolzone. L'unico inconveniente che potrebbe capitarci con questa tecnica è quello di ritrovarci gli spigoli dei pezzi di compensato leggermente più sporgenti in corrispondenza delle giunture. Per ovviare a questo inconveniente possiamo usare della carta vetra di grana media o grossa per grattare via gli eccessi finché il ponte di coperta non diventa completamente smussato. Come potete verificare prendendo un listello, un corso di fasciame non riesce ad appoggiare completamente di piatto sulle ordinate. Per fornire il corretto supporto, quindi, le ordinate devono essere grattate finché i listelli non poggiano di piatto su tutto lo spessore. Prendiamo un blocchetto di legno lungo abbastanza da poter grattare due ordinate per volta, avvolgiamogli della carta vetra intorno e iniziamo a scartavetrare dalle ordinate di prua. Per controllare la bontà del lavoro, prendiamo un listello e appoggiamolo su due o tre ordinate. Esaminando da varie angolazioni il modo con cui il listello tocca le ordinate, possiamo capire dove intervenire e quanto legno asportare per ottenere la sagoma corretta. Quando il listello appoggerà di piatto sul profilo di un'ordinata, avremo realizzato il corretto angolo di quarta buono, cioè quell'angolo formato da un corso di fasciame e l'ordinata su cui appoggia. Una volta terminato questo procedimento per tutte le ordinate, saremo finalmente pronti per rivestire lo scafo. E con questo si conclude il nostro videocorso, spero di riavervi con me anche per la prossima puntata. A presto!